Omicidio del benzinaio in Piazza Lolli a Palermo e caccia aperta ai killer. Sciopero regionale domani dei dipendenti delle province a rischio mobilità. Un nuovo museo a Bagheria si trova nella sede della settecentesca Villa de Cordova di Sant'Isidoro. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è lunedì 22 giugno. Parliamo dell'omicidio del benzinaio in Piazza Lolli a Palermo e caccia ai killer. Gli investigatori stanno dirigendo le indagini verso la vita privata della vittima. Al momento però sarebbe esclusa la pista mafiosa. Non si sarebbe trattato di una rapina, ma più probabilmente di un regolamento di conti, viste le modalità dell'agguato. A Palermo è caccia all'assassino che sabato pomeriggio ha ucciso a colpi di pistola in Piazza Lolli il benzinaio 44enne Nicola Lombardo. Gli investigatori della squadra mobile stanno indirizzando le proprie indagini sulla vita privata della vittima, che da poco tempo lavorava al distributore di Piazza Lolli di proprietà del fratello di Franco Nangano, ucciso il 16 febbraio 2013 in un delitto di mafia. L'agguato si è consumato in pochi istanti. L'uomo è stato raggiunto alle spalle da un proiettile che gli ha trapassato l'addome, causandone la morte dopo alcune ore di agonia. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, intorno alle 15 una Fiat Punto Oscura con a bordo due persone si sarebbe fermata al distributore. Dopo aver fatto il pieno, uno dei due uomini avrebbe intimato al benzinaio di consegnare dei soldi. Richiesta seguita quasi immediatamente dai colpi di pistola. I due sono poi fuggiti a tutta velocità in direzione del quartiere Noce. Lombardo è stato soccorso e trasportato all'ospedale civico, dove però è morto dopo un intervento di oltre 6 ore. Al momento non ci sono elementi che consentano di parlare di omicidio di mafia, ma le indagini sono in pieno svolgimento e potrebbero esserci sviluppi in ogni momento. Lascia la moglie e due figli di 10 e 4 anni. Restano gravi le condizioni di salute della bambina di 7 anni rimasta ustionata da un incendio divampato da una cassetta di derivazione stradale dell'Enel in via Conte Ruggero nel quartiere Borgovecchio a Palermo. I medici dell'ospedale civico che l'hanno in cura dicono che bisogna solo aspettare e vedere come reagisce il corpo della piccola. La bimba ha il 40% di superficie corporea ustionata, dicono i medici, è una situazione molto grave. Cambiamo argomento. Sciopero regionale dei dipendenti delle province a rischio mobilità. Domani a Palermo il corteo davanti all'Arsi i comizi, poi l'incontro con il presidente Ardizzone. La politica la smetta di litigare sulla pelle dei dipendenti delle ex province, faccia presto, entro luglio, prima della pausa estiva, completi la riforma degli enti di area vasta. Il segretario della CISL Sicilia, Mimmo Milazzo, alla vigilia dello sciopero regionale che domani porterà a Palermo alcune migliaia di dipendenti siciliani degli ex enti intermedi, ora commissariati, interviene sollecitando governo e ARS, correnti di partito e vertici istituzionali. Pensino a trovare un'intesa, afferma, le beghe politiche non portano da nessuna parte. 6.000 persone in Sicilia attendono una legge di riforma chiara su servizi alla collettività, risorse e personale dei liberi consorzi di comuni e delle città metropolitane. Il DDL al momento è fermo all'ARS dopo la recente bocciatura dell'articolo 1 e la Sicilia, che sul terreno della riforma si era mossa prima dello Stato, pare immobile, inghiottita dal pantano. La conseguenza, dicono alla CISL, è che senza una legge che disciplini le nuove realtà istituzionali il caos esplode. Oltretutto le nuove città metropolitane, osserva Milazzo, sono soggetti attuatori di spesa europea, ma senza la legge che le istituisce chi spende le risorse che l'Unione assegna a questi enti? Ma il fronte caldo per il sindacato è quello dei lavoratori. La guerra tra partiti e dentro i partiti ci porta, denuncia il segretario della CISL, nel baratro sociale. Questa mattina a Palermo un convegno organizzato dal Centro Studi Fragalaia e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati per tracciare un primo bilancio dopo la sentenza con cui i giudici di Strasburgo hanno bocciato la condanna a 10 anni per l'ex superpoliziotto Bruno Contrada. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha compiuto, diciamo, quello che possiamo solo definire un overruling giurisprudenziale, quindi, diciamo, un cambiamento di rotta in quello che è stato, diciamo, fino a questo momento
quel considerato il cosiddetto reato di concorso, tra virgolette, esterno in associazione mafiosa. Quindi il problema non è tanto la riferibilità al fatto di Bruno Contrada nello specifico, quanto la impossibilità di essere giudicati sulla base di un reato che ai tempi in cui fu commesso il fatto non era ancora ben definito. Si parla di reato non sufficientemente chiaro da parte della Corte Europea. È importante dire che e segnalare che chiunque sia stato condannato per fatti anteriori al 1994 per il reato di concorso esterno, quindi quando ancora non c'era una definitiva sentenza che consolidava il reato stesso, può rivolgersi al suo avvocato per eventualmente chiedere lumi per la possibilità eventualmente che si azioni un meccanismo sia di tipo revocatorio che di tipo risarcitorio. Potrebbe slittare il DDL sui tagli ai compensi di sindaci e consiglieri, ma il presidente della regione spinge per l'approvazione. È ancora caos alla Regione intorno alla legge sui tagli agli stipendi di sindaci e consiglieri. Il testo infatti rischia ancora di slittare perché tutti vogliono opporre dei cambiamenti. Da un lato c'è l'ANCI che prende le distanze dal testo, dall'altro Crocetta che prepara un piano per modificarlo, mentre i grillini vogliono bloccare tutto nel giorno in cui l'ARS è chiamata a dare il voto finale alla riforma. Sembra quindi che nessuno voglia la responsabilità di un testo nato per ridurre i compensi, ma che ha finito per lasciare intatte le buste paga. Gli unici tagli già eseguiti grazie al bilancio varato a fine aprile riguardano quelli dei finanziamenti ai comuni. Ciò significa che per coprire i 18 milioni in meno di questa seconda metà dell'anno e i 48 del 2016 sarà inevitabile per le giunte ridurre i servizi o aumentare la pressione fiscale. La norma proposta dal governo prevedeva che da subito venissero ridotti del 20% i compensi a sindaci, assessori e consiglieri. Una riforma fortemente voluta da Crocetta e dall'assessore all'economia Alessandro Baccei per equiparare i compensi a quelli in vigore nel resto del paese già dal 2011. In Sicilia, infatti, gli stipendi sono ancora più alti d'Italia. Ma un emendamento proposto dall'asse PD-NCD ha rinviato alla prossima legislatura i tagli. I comuni in cui si è appena votato taglieranno gli stipendi nel 2020. I primi a ridurre i compensi saranno invece gli 80 centri in cui si vota nella primavera 2016. Gli altri si adegueranno negli anni successivi. Luca Orlando, sindaco di Palermo e presidente dell'ANCI, nega che l'associazione abbia fatto pressione per evitare i tagli, ma chiede una manovra correttiva di bilancio per evitare di dover ridurre servizi pubblici o aumentare le tasse. L'assessore agli enti locali, Ettore Leotta, lancia l'allarme perché rinviare così tanto il taglio impedisce alla Regione di rispettare un vincolo di finanza pubblica nazionale. Crocetta però non vuole attendere le scure di Renzi e per questo ha annunciato che proverà a correggere la norma bluff. Ancora un incidente stradale questa notte sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca all'ingresso della statale. 5 le auto coinvolte in un tamponamento a catena, violentissimo l'impatto che ha ridotto 3 delle auto ad un groviglio di lamiere, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco. 5 le persone soccorse dai sanitari del 118 e trasportate negli ospedali civico e policlinico di Palermo. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Un nuovo museo a Bagheria si trova nella sede della 700esca Villa de Cordova di Sant'Isidoro, eccezionalmente rimasta integra sia nella struttura che nei preziosi arredi, opere e suppellettili. Le interviste. L'idea nasce da una volontà precisa della Marchesa Maria Teresa de Cordova, che lasciando al signor Angileri questo importante bene, bene della sua famiglia e bene anche per la cittadinanza e la collettività, ha in qualche modo chiesto che venisse aperta al pubblico e venisse fruita per la prima volta nella sua storia. Lei ha fatto una prima importante scoperta circa la quadreria che era presente nella villa. In realtà la scoperta non l'ho fatta io, ma l'ha fatta Vincenzo Abate, un eminente storico dell'arte, già direttore di Palazzo della Galleria Batellis di Palermo, esperto di 600, di
pittura del Seicento, che ha riconosciuto, venendo appunto a vedere la villa, questi due dipinti come repliche di Pietro Novelli, il Davide con la testa di Golia, e il San Sebastiano martirizzato di Ribera. Possiamo dire che sarà una data che ricorderemo, una data appunto storica, perché la villa è chiusa da ormai 60 anni, quindi i bagheresi nessuno la conosce, nessuno ha mai avuto la possibilità di vederla prima di questo momento, quindi sicuramente è una data importante e segna anche una svolta importante, ci auguriamo, per quello che potrebbe essere un rilancio turistico di Bagheria. È un'occasione importante e credo che nulla avvenga per caso, è un momento probabilmente in cui la cultura sta chiedendo a Bagheria di farsi promotore appunto di cultura stessa. E di sviluppo, perché alla cultura è collegato tutto un indotto che porta sviluppo nel territorio. Dopo 60 anni, sì, sono fortunato perché dopo 60 anni questa villa apre le porte ai cittadini, ma soprattutto speriamo apre le porte ai turisti. Serve sicuramente una leadership forte che verrà messa in atto dai proprietari, ma serve... Ci sono idee, molte belle idee, importanti idee in questo senso. Sì, fare sistema con altri musei. Assolutamente sì, perché questa rispetto alle altre è ancora probabilmente in alcune parti della sua villa ferma al 700, perché qui rispetto ad altre ville è possibile vedere conservati e ben conservati tra l'altro alcuni reperti del 700 che raccontano la storia di questa città e di questa villa stessa e dei vecchi proprietari. Ripulito il cimitero di Santa Flavia dopo mesi di incuria ed abbandono. Grazie agli operatori del Cores e ai ragazzi del servizio civico PAI che sono partiti, grazie anche al lavoro dell'assistente sociale che da circa un anno collabora con noi, abbiamo dato una bella pulita e ripulita al cimitero comunale che era veramente in uno stato di degrado e di abbandono, dico, niente di speciale. Per l'appunto, per quanto riguarda i ragazzi del Cores, dico, ha detto bene lei, tra le mille difficoltà, anche se il servizio non è stato, diciamo, eccellente, abbiamo cercato di garantire quantomeno il minimo indispensabile. In attesa... Ecco, cosa succederà? Voi vi dovete preparare ad una scadenza per le prossime settimane. Il consorzio non ci sarà più, ci dovrà essere il passaggio dei lavoratori. Sarà una fase critica quella del 30 giugno, una data critica. Sì, infatti sarà una data critica, anche se non è certo che non ci sia la proroga da parte di questo Cores, è tutto in discussione. Aspettiamo il giorno 30 con ansia, perché se non dando la proroga giustamente dobbiamo garantire il servizio e quindi ci sarà il passaggio alle nuove SRR. E quindi regna l'incertezza, però aspettando il giorno 30 stiamo cercando di garantire i lavoratori, che sembra la cosa più giusta da fare. Anche. Rispetto alla TARES c'è stata una diminuzione per quanto riguarda i costi, perché sappiamo tutti che rispetto alla TARS ora la TARI deve coprire per intero il costo del servizio. Io in questa occasione voglio ringraziare anche l'operatore che si occupa del servizio a Santa Flavia del Cores. Il coordinatore, sì, Emanuele Morana, che fa un'attività, una buona attività, preziosissima, sì, perché riesce a coordinare quei 17-18 operatori e quindi fa un'attività organizzativa. Per questo il servizio anche funziona a Santa Flavia. Peace Celebration è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica prossima al Teatro Greco di Segesta, una serata interamente dedicata alla pace con letture e musica. Ascoltiamo il presidente di Percorsi, Piero Scutari. Domenica prossima a Segesta ci sarà una splendida manifestazione, un'iniziativa focalizzata sul tema della pace, che si chiama Peace Celebration. E sarà un pomeriggio dedicato a riflettere sulla pace con musiche, letture e personaggi di grande spessore come Premier Ravat, che è l'ambasciatore della dichiarazione di Bruxelles, la partecipazione di Ficarra, e poi ci sarà l'Abba Orchestra e altri personaggi che suoneranno e faranno delle attività e delle iniziative sempre focalizzate sul tema della pace. Questo tema della pace è un tema molto sentito soprattutto in questo periodo. Voi siete stati anche a Bruxelles con questo progetto. Il progetto nasce da un progetto europeo che è la dichiarazione di Bruxelles,
che praticamente è una dichiarazione di intenti che vuole far impegnare le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni pubbliche e private a prendere un impegno, a fare qualche cosa, a dare uno spazio nelle loro attività ad attività che abbiano come tema la pace, perché la pace è un, diciamo, un diritto di ogni persona, è un argomento che, anche se spesso viene trascurato, però è veramente essenziale ed importante nella vita di ogni persona e per costruire una società di benessere. Come mai la scelta di Segesta, tornando a domenica prossima? La scelta di Segesta è semplice, rientra sempre nella dichiarazione di Bruxelles, perché il comune di Calatafimi Segesta ha recentemente sottoscritto la dichiarazione del Pledge to Peace e quindi, come impegno verso, diciamo, le tematiche della pace, ha voluto organizzare e dedicare una serata che fosse una celebrazione della pace, quindi questo Peace Celebration. Seconda festa di Addio Pizzo a Bagheria, una serata con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del racket. Abbiamo imparato, diciamo, la nostra generazione ha imparato che l'unione fa la forza, quindi se Addio Pizzo, che esiste da tanti anni, comunque ha rafforzato questa cultura della legalità che noi condividiamo e noi anche, diciamo, nei nostri animi, nella nostra crescita abbiamo sempre condiviso i grossi valori dell'antimafia vera, l'antimafia di strada, portare la gente in strada, portarla qui, sapere che noi non ci piegheremo mai, e mi piace ribadirlo, non ci piegheremo mai al volere della mafia, al volere della malavita. Noi siamo qua in piazza, sappiamo di essere liberi, sappiamo che lo Stato potrebbe fare di più per quello che concerne la lotta al racket, e noi quello che possiamo fare è questo: radunare giovani, meno giovani, bambini, e condividere quello che sono i valori della cultura, la musica, la giocoleria e tutte le realtà del territorio che comunque con noi raggruppano i valori dell'anti-racket. Abbiamo organizzato ormai da diversi anni svariate attività di sensibilizzazione sul territorio bagherese e il riscontro è assolutamente positivo. Sono circa 10 gli istituti che ogni anno collaborano con noi e sono centinaia gli studenti di ogni scuola, di ogni ordine e grado che partecipano a attività laboratoriali, incontri di sensibilizzazione con le forze dell'ordine, con i magistrati, il tutto chiaramente orientati verso quello che è la sensibilizzazione rispetto al fenomeno del pizzo, soprattutto in queste zone. Allegria spensierata, voglia d'estate e desiderio di ballare con un riferimento ironico ai supereroi della nostra infanzia. Tutto questo nel nuovo brano Tormentone dell'estate 2015 di Nino Tortorici, conduttore radiofonico, cantante e attore siciliano. Il brano si intitola Il ballo dei supereroi. Questa canzone nasce come ogni anno per la voglia di allegria, per la voglia di raccontare l'allegria almeno d'estate e far finta di dimenticare i problemi e lasciarli alle spalle, ma solo facendo finta di tutto ciò, insomma, perché comunque alla fine sappiamo benissimo, non giriamoci intorno, qual è la situazione, però bisogna provarci a trovare 3 minuti di spazio di allegria. Quindi quest'anno ho voluto regalarmi e regalare agli amici, insomma, che hanno voglia di condividerla con noi, il ballo dei supereroi, che tra qualche giorno sarà anche online, non solo su YouTube ma con un'etichetta discografica, quindi esce ufficialmente e non so quando, ma tra pochissimi giorni, veramente pochi giorni, sarà anche su iTunes acquistabile, uscirà anche con una compilation, caliente compilation. Condividiamola se vi piace, perché no? Quindi poi in Sicilia, no? I siciliani siamo sempre tutto un'unica cosa, aiutiamoci quando c'è da aiutarsi, questa potrebbe essere un'ottima occasione. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima edizione.